Bam 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 Musica e movimento. Mamma mia, quante cose potrei dire. Questo è un bam, dura pochi minuti, ce la farò, ci proverò. Potrei iniziare col dire che tutto è movimento, la vita nasce esattamente con un movimento, l'universo si muove in espansione continua, il suono è movimento perché qualcosa che vibra si muove. Tutti gli strumenti si suonano con movimenti. Lasciamo stare. Partiamo da Gordon. Sapete, Bam è incentrato sul lavoro del nostro professore Gordon. E quindi cosa vi dico? Una delle frasi più belle dei libri di Gordon, secondo me, che sta nel libro L'apprendimento musicale del bambino dalla nascita all'età prescolare, con edizioni Curci edito, è questa. Il corpo sa prima che il cervello capisca. Fantastico. Il corpo sa prima che il cervello capisca. Basta osservare come si muovono sulla musica bambini molto piccoli. Molto spesso le persone si meravigliano che un bambino batta le manine a tempo, ondeggi a tempo, questo è del tutto normale. Fanno molto di più. Seguono la logica, cioè i rubati. Quando il tempo della musica diventa irregolare in modo espressivo, cadono sulle cadenze, sembrano prevedere quello che sta succedendo nella frase musicale. Perché il movimento per i bambini molto piccoli è percezione. Sentono la musica, muovono la musica. Il loro corpo percepisce anche muovendosi spontaneamente la musica. Gordon parlava di movimento spontaneo in funzione percettiva, cioè di percezione. Ecco perché dire sempre ai bambini batti le manine, suona i legnetti, i tamburelli, quando ci sono le note alte fai l'uccellino, quando ci sono le note basse fai l'elefante, cioè dargli tantissime, tantissime istruzioni, li distoglie dall'attività più importante che è quella dell'ascolto corporeo, dell'ascolto motorio, che avviene in modo spontaneo. Avviene in modo spontaneo ovviamente se chi guida il gruppo di bambini spontaneamente si muove anche, cioè deve essere anche l'insegnante che si muove in modo espressivo e spontaneo, non sempre organizzato, non coreografico, non danzato, ma di esplorazione dello spazio, nella musica, nel suono. Tutto questo genera apprendimento. Maria Montessori, sapete tutti chi è, e Vittoria Fresco era l'insegnante di musica ai tempi di Montessori. Grazia Honegger Fresco, sua sorella, allieva di Maria Montessori, che ci ha lasciato da qualche anno, ed era presidente del Centro Nascita Montessori, scrive a proposito della sorella che ogni volta prima di andare in una lezione, di iniziare una lezione di musica, si sedeva al pianoforte e suonava, non dando nessuna consegna, nessuna istruzione al bambino. E Grazia Honegger Fresco scrive, sapeva bene la regola che aiuta i bambini ad apprendere. Dire cosa si fa uccide l'ascolto. Ecco qua. Parlava anche lei di ascolto in senso motorio. Quindi, qual è la novità del professor Gordon? Perché parliamoci chiari, di musica in movimento abbiamo avuto degli esponenti importantissimi della didattica musicale che hanno fatto tantissimo. Mi viene in mente subito Jacques Dalcroze, una meraviglia, tutto il suo lavoro. Ma anche Orff, Willems, insomma, Kodály, tutti gli altri hanno comunque detto attenzione, il bambino per apprendere la musica si deve muovere. Diciamo che il movimento era però molto coordinato sulla sintassi musicale. Muoviti così, muoviti sulla pulsazione, facciamo una sequenza motoria. L'idea di Gordon è, specialmente nella primissima infanzia, ma anche dopo, di dare spazio al movimento spontaneo percettivo. Gordon parla di movimento come sesto senso. Ed è proprio così. Alain Bertoz parla di movimento come sesto senso, il mio amico Danilo Spada, neuroscienziato musicale, mi dice che intuizione Gordon, ancora una volta, le zone, il cervello non è ancora completamente strutturato in zone quando il bambino è molto piccolo e quindi quando ascolta qualcosa la corteccia premotoria reagisce immediatamente. Quindi musica e movimento significa primo che la musica è movimento, secondo che i bambini non soltanto si devono muovere, ma bisogna guidarli a muoversi spontaneamente durante i nostri giochi, la nostra attività sulla musica. Attenzione, spontaneamente non vuol dire caos. Se io lavoro sul setting, su regole chiare e io stesso
mi muovo in modo spontaneo, questa cosa avverrà in modo, non voglio dire ordinato, ma insomma in modo gestibile con i bambini. Ma la spontaneità del movimento significa non dare consegne sempre, specialmente a bambini piccoli, ma lasciarli esplorare la sintassi musicale col loro corpo. Chiudo con la frase di Gordon che mi piace troppo. Il corpo sa prima che il cervello comprenda.